Ci accingiamo a fare quello che già abbiamo fatto in passato, essendo continuità stiamo facendo null'altro che proseguire il lavoro fatto fino ad oggi, quindi come è stato per i beni confiscati dalla mafia, la patrimonio oggi preassegna le ex scuole alle associazioni che con i loro progetti daranno nuova vita a questi plessi, quindi l'idea e l'intuizione di portare avanti con la società patrimonio la valorizzazione del patrimonio oggi con questo altro passo si concretizza. Quindi siamo qui proprio per ascoltare anche da parte delle associazioni quelli che sono i progetti relativi alle azioni che interverranno un po' nelle scuole oggetto dell'assegnazione, proprio per ridare corpo al tessuto territoriale. Quali sono queste scuole? C'ho qua l'elenco, abbiamo l'ex scuola di Massa San Giorgio, Gesso, Massa San Giovanni, Spartaro, Rodia, Santo Sabba, Piano d'Ore, Massa Santa Lucia, tutte plessi che non erano più in utilizzo e che piuttosto che stare chiusi e fermi ridaranno possibilità alla città, ai cittadini appunto di riprendersi in mano una porzione del territorio. Vi do anche una notizia in anteprima, proprio passando dal principio del decentramento è quello che abbiamo individuato una nuova sede per il sesto quartiere. Ho sempre detto che il decentramento passa soprattutto dalle strutture, le sedi del sesto quartiere che voi conoscete non erano sicuramente adeguate, a seguito di attività fatta proprio dal patrimonio con bando, ricerca e verifica dei prerequisiti abbiamo individuato una nuova sede, quindi ci stiamo muovendo, come abbiamo sempre detto, soprattutto dal decentramento, quindi l'esempio delle scuole, l'esempio del decentramento e tanto altro serve proprio a fare capire che la società patrimonio è indispensabile per far ripartire tutto il territorio.